Buongiorno a tutti, oggi proveremo un'altra tecnica di origini giapponese. Userò una canna in bambù autocostruita. Oggi pescheremo a light rock fishing. Oggi faremo un light rock fishing un po' diverso. Voi ragazzi lo sapete, la mia esca preferita qual è? È il pane. Bene, noi quindi faremo un rock fishing con il pane. Vai! Ragazzi, inizia l'avventura! Niente di meglio che, per omaggiare questa tecnica giapponese, pescare con una canna in bambù, eh? Guardate qua, autocostruita! Guardate la mia montatura. La montatura è split shot, con un piombo e una trentina di centimetri di finale, con un amo del 10. Bene, iniziamo ragazzi! Io ho innescato l'amo con del pane, perché lo sapete ragazzi, il pane è la mia esca preferita. Vai, iniziamo! Farò muovere in continuazione l'esca per stimolare l'attacco del pesce. Era portato sotto. Eccolo! Una cernia! Guardate qua ragazzi, una cernia! Che bella ragazzi, guardate! Ecco un abitatore della scogliera, guardate com'è bella! Guardate ragazzi, ecco il regalo che ci fa il mare! Ciao piccola cernia, ti restituisco la libertà, grazie per essere venuta, ciao! Avete visto ragazzi, la magia della pesca? Non sai che abitatori ci sono fra gli scogli, sta a noi scoprirli. Avete visto ragazzi con il pane? Perché con il pane? Con il pane abbiamo il doppio di possibilità. Se peschiamo con un'esca, le classiche esche di gomma, che funzionano tutte benissimo, pescando con il pane abbiamo il doppio di probabilità, perché il pane è commestibile, manda il profumo, lo mangiano. Quindi, essendo commestibile e dandogli anche il movimento, abbiamo il doppio di possibilità. Capito il concetto, ragazzi? Ho sentito dei piccoli morsi. In questa tecnica non useremo la vista per vedere la boccata del pesce, ma useremo il tatto. Appena il pesce a bocca sentiremo una vibrazione sulla nostra mano, è quello il momento di chiarire. L'impatto è immediato, ragazzi. Eccolo! Oh! Ha morso! Si sente proprio la vibrazione del morso. Naturalmente, nell'attimo che ha sentito la trazione, ha abbandonato. Però è una pesca molto divertente, non viene a noia. Ah, ho sentito un'altra vibrazione. Questa è una pesca di movimento, preso un pesce in uno scoglio, ci spostiamo e troviamo lo scoglio successivo. Basta spostarsi di appena un metro. Ok ragazzi?
Bene, mettiamo la nostra esca e la caliamo vicino agli scogli. Oggi stranamente le condizioni del mare sono molto... Eccolo, eccolo! Ah, sentito tirare, è andato sotto! Ha portato l'esca sotto lo scoglio! Ah, ecco, ecco, sento vibrare ancora! Ah, signori, si è rintanato! Sento vibrare all'interno, però è fermo! Eccolo! Eccolo, eccolo! Eccolo, ragazzi! Ah, un'altra cernia! Guardate qua! Bella, bella ragazzi, bellissima cernia. Si era rintanata dentro lo scoglio, però io cosa ho fatto? Ho lasciato un po' di filo, ho allentato la tensione e la cernia è uscita leggermente fuori e ho tirato su. Guardate qua, signori, la seconda cernia, che bella! Ciao cernia! Ti saluto, ti ridono la libertà, grazie per essere venuto a trovarmi, ciao! Che bello ragazzi, che bella sensazione quando senti vibrare! Poi sei rimpiattata, furba, la zitta, ma sono riuscito lo stesso a prenderla ragazzi, nonostante l'acqua torba, si vede con l'acqua torba escono fuori le cernie, a me mi va bene ragazzi Provaci ancora, Sam! Io non sono Sam, ma ci riprovo uguale! Vai! Yuhu! Gli do un po' di movimento, il pesce vede muovere e dice «Oi che celli!» Quando va lì e vede un succulento boccone di pane fatto bene, insaporito un po' di pasta d'acciughe, dirà, vada il pranzetto, ma ho preparato l'elio e vieni a trovarmi, vai! Oggi il menù è questo, pane e pasta d'acciughe. Se ogni va bene vanno a mangiare da un'altra parte, ragazzi? Si cambia movimento, un po' di qua, un po' di là, si sfrutta tutto il raggio d'azione, c'è tanti scogli, stanno a prova a tutti ragazzi, non importa andare a muoversi velocemente. Ogni scoglio nasconde tanti tipi di pesce diversi, sta a noi scoprirli. Hanno già mangiato, ho sentito una leggera vibrazione e hanno già gustato il pranzetto. Ora noi gli si riprepara, caldo caldo. Guardate qua che pranzettino gli preparo. Un succulento boccone insaporito con la pasta d'acciughe. Hanno belle gustato ragazzi. Questi scogli sono molto scivolosi, bisogna fare molta attenzione e avanzare con cautela. Ogni piccola buchetta va scandagliata. Il pesce può essere dovunque. Lo scorfano! Signori, il re indiscusso della scogliera, lo scorfano, guardate qua! Non è bello? Naturalmente qui c'è da fare molta attenzione, perché lo scorfano
pizzica. Adesso prenderò lo slamatore. Guardate qua, questo signori è il re della scogliera. Noi gli restituiamo subito la libertà. Ciao bellissimo Scorfano, ciao King. Niente male, ragazzi. È partita anche la frizione, questo era grosso. Ah, c'è più nulla, vai. Ragazzi, devo rifare nuovamente la lenza. Questo è partito, si è infilato uno scoglio. È partita anche la frizione. Però ci sono grossi. Bene ragazzi, si riprova. La scogliera ragazzi è facile fare la lenza più di una volta, perché l'amo si infila tra gli scogli, il pesce lo porta dentro e niente, anche questo è rimasto entrato tra gli scogli. Oggi, cioè stavolta ha vinto lui, vai ragazzi, si riprova. Sarà un problema a slamarlo, ragazzi. Ecco un altro abitante della scogliera. Abbiamo liberato. Si sta agitando un po' il mare, proverò a cambiare spot, perché calando l'esca fra scoglio e scoglio la corrente me la fa agganciare agli stessi scogli. Quindi troveremo un altro spot. Bene? Guardate ragazzi quanto sporco viene lasciato sugli scogli. Mentre io stavo pescando, come avete visto, mia moglie ha cominciato a pulire un po' la scogliera. Ha preso un sacchetto e ci sono sempre delle cartacce nascoste tra gli scogli. È buona norma lasciare il posto dove andiamo sulla spiaggia o a pescare sempre pulito. Dobbiamo raccogliere le cartacce e per me può essere la nuova moda per l'estate. Tenere pulito il nostro ambiente. Rispettiamo ragazzi il nostro pianeta, quando peschiamo rilasciamo il pesce e se troviamo un po' di sporco, tipo una lattina o qualcosa, raccattiamola, mettiamola con un paio di guanti in un sacchetto e così sarà un bel beneficio per il nostro pianeta e per noi stessi. Cambiamo mentalità ragazzi, siamo al giro di boa, salviamo il nostro pianeta. Ragazzi, è il momento dei saluti, ma prima voglio far vedere meglio la mia canna autocostruita. Eccoci con il quadernino. Oggi ho quattro amici da salutare. Vorrei salutare Gaspare Durante. Ciao Gaspare, seguimi sempre, eh? Nicola Mancarella.
Questo Nicola Mancarella è affezionato, ho letto tanti suoi commenti. Ciao Nicola, grazie. Luca Aluisi, ciao Luca, grande, continua così. E poi vorrei salutare i due cugini, Checco e Mauro. Ciao Checco e Mauro, in gamba come sempre. Ragazzi, io concludo il mio video. Sentite che aria bella che c'è un mare, uno spettacolo. Ho smesso di pescare perché le condizioni, è più bello vederlo in questo momento. Guardate che onde, bellissime, bellissime. Ma io termino il mio video, mi raccomando ragazzi, seguitemi sempre, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Yuhuu!